Partendo dal presupposto che quella del ristorante ci ha detto a domani, siamo arrivati in stanza. È giunto il momento dei saluti. Basta. Te scusate, per una volta. Tremò. Pure gli amici, ma rimane. Non ci verimmo rimane. Ah? Non ci verimmo rimane. Basta. Basta. Ciao. Ciao. Mio cugino mi mancherà. Yes. Yes. Yeah, yeah. No problem. Abbia sto microfono. Sti francesi. Oh, il Vesuvio. Pure io. Ed è arrivato il momento delle considerazioni finali. Tutti zitti, pure i francesi là, zitti. Croce lascia accanto. C'è poco da dire. Fine considerazioni finali. Scherzo. Onesto? Ottima settimana. È volata? Quanto abbiamo speso? Partiamo dal presupposto che è febbraio. È febbraio. E non è minimamente il periodo per fare una crociera. Noi avremmo le lezioni. Però appunto per questo abbiamo pagato lo yacht club pochissimo. Ed è stata quella la vera esperienza figa, secondo me. Sì, yes, vogliamo ordinare un tè alla menta. And two martinis. No, it's joking. One martini. Martini cocktail white. Yes. You're gonna bring us two absolute martinis. Yacht club shock. Scioccante. Esperienza scioccante. Chi me lo dice che devo tornare a Milano? Mi siederò nel mio tavolino senza manco la tovaglia. Senza nessuno che arriva, mi prende la sedia e mi mette il tovagliolino. No, bro. Ci sarà la solita pasta al pesto? Sì. Il sughetto pronto dell'S lunga? La colazione? Due pangoccioli e un coso di yogurt? No, che bro. Puttana. Sponsor di questo video? Fisco zero. Oh, tremò. Esempio, se fossimo andati un Four Season a Milano, avremmo speso 2000 euro per una notte. Avremmo avuto magari lo stesso servizio, ma saremmo stati euro in una notte 2000 euro. Noi abbiamo speso più o meno quella cifra in totale, ma per una settimana, e non solo con i servizi di ristorante, ma con tutto. Ok, la cabina non era il massimo, ma cazzo ce ne frega della cabina, siamo stati pochi in cabina. Cioè noi abbiamo pagato più o meno la metà e abbiamo... No, vabbè, 2000 in totale. Circa 1000 a testa abbiamo pagato, senza considerare poi tutte le spese, se si vogliono fare a bordo, arrivare sulla nave, quelle sono cose a parte. Però, cioè, la cosa che mi piace è che è una sorta di all you can eat, all you can drink. Sì, tu paghi all'inizio e poi sulla nave volendo... All'inizio, per questo dico che è una cosa economica... E che secondo me è il modo migliore per viaggiare, come ha detto la milfona di Cifro. Scherzo. Il modo migliore di viaggiare, forse è questo, potenzialmente. Io l'ho sempre detto. Perché c'è tutto. Che la crociera è la vacanza perfetta, perché hai tutto. È adatta per a qualsiasi... tutti. Hai tutto per tutti. Per i giovani, dipende il periodo. Sei un adulto, hai una famiglia. Non venite a febbraio. Sei un adulto, sei in pensione, sei tutto quello che vuoi. C'è tutto. Ed è sta cosa fantastica. È vero, è adatta a tutte le età. Crociera scioccante. Scioccato. Mio martini. Stanno arrivando i martini. And then another two martini. Martini for him. Martini for me. For me. Because I saw the Wolf of Wall Street. And then another two martini. One or two fight to pass out. Oh, tremò. Al di là di questo. Ah, bellissimo. Fammi finire il discorso. Ehi, tremò. Andiamo a spacciare le coppa. Ma l'ultimo giorno questo. Nello yacht club. Al di là di questo. Al di là di questo, febbraio è un ottimo mese per fare le crociere. Perché? Ma io posso dire che quel giorno. Perché mi tutti sono studiano? Fatto... Esatto. E invece. Tutti studiano e noi ci rilassiamo. Io stavo prendendo il sole lì, senza maglietta. Esatto. Perché poi l'Italia è il paese migliore del mondo, capito? E quindi ci abbiamo o mare o sole. Allora, fra, io riguardo al video di ieri, ti consiglio di provare il martini con il Menzi. Fidati. No, grazie. È scioccante. Non ho dubbi. Devi fare. No, fra, è spettacolare. Se non fai il timelapse qua, sei stupido. La città più bella del mondo, nel paese più bello del mondo. Penso di aver fatto il timelapse più scioccante della mia vita. Scioccantissimo. Poi col Vesuvio, la città più bella del mondo, Aviz, Omaro, adesso andiamo a salutare il nostro cugino. Ma friend. Amore mio. Se vuoi dire qualcosa alla videocamera, tipo mi mancherete. Allora, dopo tutto questo, spero di incontrarvi, di sei questo a Milano. Va bene, la Gattopardo. A stare con voi. Va bene. Vi penserò sempre, veramente, vedo sempre quei video. Sono emozionato. Video sono come sono quei video? Scioccanti. Ah, sono scioccanti. Video scioccanti. Abbraccio di gruppo, dai ragazzi. Dicevamo, quando tu mi hai chiesto della crociera, io ho pensato, aspetta. Cioè, quante cose mi sarei perso. Quante cose ti saresti perso. Quando ti ho detto sì, io ho pensato alla mia galleria dopo, e a questo punto anche YouTube, perché d'ora in poi YouTube diventa praticamente la mia galleria. Ho pensato la mia galleria dopo questa esperienza. E la mia galleria è scioccante adesso. Sono alla fine tutte esperienze. Ci siamo divertiti. Ah, è stato bello. Dai. Da vivere. Ve la consiglio. Sì, ma poi molti mi avete scritto, mi fatemi poi di fare una crociera. Questo ragazzi mi fa. Organizziamo una vacanza con gli iscritti. Una crociera con gli iscritti.
Basta. Oh, guarda cosa so fare. Da fare? Io voglio suonare faccetta. La mia voglia no. Di suonare faccetta nera su quel piano è tanto. Ma non lo faremo. Bro, l'ultima stoccata. Siete stati gentilissimi. Yes, yes, yes. Hello. Alla prossima. Grazie. Basta, dopo questa ci sarà sicuramente una prossima. Dobbiamo ritornare. Let's go. Let's go. No, bro, devo mettere tipo hi. Devo mettere una canzone triste, qualcosa. Triste. Dobbiamo piangere. Questo... No, si è preso pure le mappine. No, basta. Oggi si piange. Oggi momento triste. Oggi momento triste. Troppo i pensi che torniamo a Milan, le Gran Milane. Passa tutto. Tank. Bisogna tornare a studiare. Qua una settimana di lezioni non si recupera. E fu così che finimo 10 anni fuori corso. Bocconi, pagacci la prossima crociera. MSC, pagacci la retta. Allora, diciamo che MSC ci paga la retta e Bocconi ci paga la crociera. Va bene. Direi che conviene più a Bocconi. Siamo tristi. Siamo dei turbofregni. Ma guardalo quanto è fashion nostro cugino. Vai. 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 Tristi. Fai il broncio. Fai il broncio. Cioè, ci accompagnano direttamente fino al taxi, fra no. Assurdo, io. Scioccato. Io. Guarda, sì. Perfetto. Oh, ma ti vedo molto stanco? Sì. Ti vedo stanchissimo. Quando mi avevo fa pure a me uno, sto aspettando a te. Milan, le Gran Milan, arriviamo. Stiamo tornando. Figa è fatturato, figa è fatturato. Ah, no, le sfogliatelle. Prendi dal volo. Olè. Dai, non essere triste. Com'era? Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo. Sorridi perché è successo. E sorridi anche perché abbiamo delle sfogliatelle da. Mamma mia. Fammi fare una foto. Ma posso sentire tutto. Ah, premio d'onore a questi microfoni scioccanti. C'è poco da dire. Oh, che la signora. Figa è fatturata. Figa è fatturata. Figa è fatturata. Con le mani, ciao, ciao. Un saluto a tutti gli NPC. Ciao belli. Ehi, 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 tank. Ma friend, ci vediamo. Mio cugino. Mio cugino. Oh mia bella Madonnina, che te brille sia lontano. Ehi Siri, accendi tutte le luci. Città d'ora e vicinina. Ah, ed eccoci a casuccia. Milan, le sempre Milan. Tank. Ora ragazzi, sono stanco, quindi andrò a dormire. C'è tanto da dire, non c'è più poco da dire, ma ci sarà tanto tempo per parlare. Lasciatemi dormire, sono stanco, ok? Basta, basta, basta. Ci vediamo domani. Ciao, ciao, ciao. Devo anche editare sto video. Basta. Tite domine Milan, sotto ti se vive la vita.